Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono carica, oggi mi sento carica. Nuova settimana, in realtà siamo in zona rossa la Lombardia, così come tante altre regioni da oggi. Però io personalmente mi sento bene. Ieri sera ho iniziato a sentire un po' i sapori leggermente. Stamattina con la colazione il cappuccino sembrava un pochettino più buono, non li ho ancora ripresi del tutto, però sto notando già che sta piano piano tornando. Mi ero spaventata perché ho letto alcuni commenti, o comunque cercando un po' così anche su Google, mai fare questa cosa perché ti allarmi sempre, però si diceva che ci sono state persone che hanno ripreso il gusto tanto tanto tempo dopo, ed ero proprio preoccupata di questo. Invece fortunatamente, sia per quanto mi riguarda che per quanto riguarda Ste, perché anche lui ha avuto i miei stessi sintomi, quindi ha iniziato qualche giorno prima a percepire un po', sentire un po' di meno i sapori, poi ha fatto qualche giorno che non sentiva praticamente nulla e poi ha cominciato a riprenderli, tutto questo nel giro di 4-5 giorni, e sta succedendo la stessa cosa anche a me, quindi da questo punto di vista sono molto contenta. Poi c'è una bellissima giornata di sole, come si intravede alla finestra. Mocha è qui in casa, la vedete? Lì davanti alla finestra sul suo adorato tappetino, mentre Gioia è in giardino, quindi dopo vado a vedere, vado a recuperarla, perché lei starebbe fuori tutto il giorno, ci cerca un angolino al sole e sta fuori a godersi queste belle giornate. Quindi un po' questa situazione, un po' il fatto che c'è una bella giornata di sole, insomma mi sono svegliata carica. E poi anche il raffreddore, vedete, sta migliorando. Comunque sempre a portata di mano i fazzoletti, perché non possono mancare. Però mi sono proprio accorta che anche la mattina quando mi sveglio ho bisogno di soffiarmi il naso, cosa che non faccio durante la notte, perché se mi sveglio non mi dà fastidio, cosa che invece era capitato la settimana scorsa, che mi svegliavo continuamente la notte per soffiarmi il naso. E adesso il raffreddore è molto diminuito, continuo a starnutire molto spesso durante il giorno, ma per il resto sto bene. Il mal di testa non l'ho più avuto, che era uno dei sintomi che poi avevo, quindi questo mi fa ben sperare, incrociamo le dita. Poi nel vlog di venerdì non ve l'ho detto, ma poi è stato chiamato nel pomeriggio, tipo verso le 5 o le 6, è stato chiamato dall'ATS e gli è stato prenotato il tampone per oggi, per stasera, andrà alle... verso le 7, per l'esattezza alle 6:57, proprio un orario preciso. E quindi incrociamo le dita e speriamo bene per lui oggi. Sicuramente avremo un risultato, io spero domani, o domani verso sera, o forse mercoledì, però io spero tanto domani. E poi giovedì sarà il mio turno, quindi incrociate le dita anche per me. Vediamo un po' come va, anche se poi la situazione poco cambierà, perché comunque essendo in zona rossa siamo molto limitati, non possiamo praticamente fare granché. L'unica cosa che possiamo fare, a differenza di quello che stiamo facendo adesso, è uscire a fare la spesa, cosa che comunque nel suo piccolo ti fa un po' staccare la spina, diciamo, e tornare un po' a quella piccola normalità. Poi poter portare le cagnoline a fare una passeggiata, e poi altra cosa, Ste può tornare in ufficio le due volte a settimana che normalmente andava, quindi può tornare a lavorare in ufficio due volte a settimana e gli altri giorni come si faceva prima, stare a casa. Quelle sono le piccole cose in più che in realtà possiamo fare se risultiamo negativi. Per come stiamo, direi anche potremmo esserci, però ho sentito tante persone che prima di risultare negative sono passate più delle due settimane, quindi al secondo tampone la maggior parte dei casi è risultato ancora positivo. Non è detto, però insomma non voglio proprio completamente illudermi di questo. Se sentite un po' di macello, c'è Tino che sta andando nella zona notte, che così mi pulisce per bene tutto il pavimento. Abbiamo già mangiato, ormai oggi è tardi perché sto iniziando questo vlog super super tardi, sono le 2:30 del pomeriggio, infatti ci sono già tutte le pentole lavate, però devo ancora asciugarle, dopo le metto via. E quindi insomma sono super carica, una bella giornata di sole, abbiamo già fatto un sacco di cose, ho già preparato un contenuto che devo consegnare, mi sento bene, mi sento in forma, quindi
Anche se siamo in zona rossa, insomma, io oggi sono contenta. C'è una signorina che sta grattando alla porta, quindi sicuramente vuole entrare. Prego, prego signorina. Adesso si metterà sicuramente qui sul tappetino con Mocha. Hanno portato in casa un po' di sassi. E te come stai invece? Lei sta bene, le orecchie stanno migliorando con la cremina che ci ha dato il veterinario. Non è più infastidita, non si scrolla più l'orecchio, che era quello destro, quello un po' più che gli dava più fastidio. E quindi insomma è praticamente tornata in formissima anche la Mocha. E quindi sono molto contenta di questo. Facciamo un po' fatica, i primi giorni abbiamo fatto un po' fatica a metterle le goccine perché non stava ferma, però oggi invece è stata super brava, oggi e ieri se le fatte mettere senza fare troppi capricci, vero? E tu Gioia cosa stai facendo con questo sasso? Perché porti sassi in casa? Maledetta di una maledetta, maledetta di una maledetta. Lei è la cagnolina dei sassi. Se non sapete cosa regalare a Gioia, regalatele dei sassi, che lei è molto molto contenta. Oggi voglio farvi vedere due cose. La prima è il tavolo che abbiamo messo in taverna, perché poi nel vlog di venerdì vi ho accennato che volevo farvelo vedere, poi mi sono persa, totalmente persa, e mi sono dimenticata di farvi vedere il tavolo. Quindi adesso scendo così vi faccio vedere come ci sta. A noi piace davvero tanto, quindi siamo contenti di aver trovato, diciamo, il tavolo perfetto per la taverna. Ce l'avevamo già in casa senza neanche farlo apposta, ci sta proprio benissimo con tutti i colori che abbiamo, che sono, che ci sono in taverna. È proprio il tavolo che ci voleva. E poi vi faccio vedere una cosina che mi è arrivata, che ci è arrivata a casa 3 settimane fa circa, ed è una novità per la cucina. Vi faccio vedere di cosa si tratta. Ve l'ho tenuto nascosto, se si può dire così, non ve l'ho detto per qualche settimana, però oggi mi sento proprio super carica, quindi voglio raccontarvi anche questa cosa. Però prima andiamo in taverna, così vi faccio vedere il tavolo come ci sta, perché me l'avete chiesto. Adesso mi sto letteralmente gelando, perché sono in maniche corte, ho la pelle d'oca, perché qui fa freddissimo. In taverna c'è un fresco, non avendo il riscaldamento che ci funziona, perché è venuto l'elettricista, si è mosso qualcosa, è venuto l'elettricista un mesetto fa circa a controllarci, l'elettricista e l'idraulico, a controllarci i termoconvettori che abbiamo qui in taverna, perché uno non va, o meglio due non vanno, quello che abbiamo qui in cucina e quello che c'è in palestra. Quindi è venuto l'idraulico, ci ha sistemato quello che doveva sistemare, poi sarebbe dovuto venire l'elettricista a fare una giornata, insomma, di lavoro qui in taverna per appunto sistemarci il riscaldamento, però poi è successo quello che è successo, non è ancora venuto. Abbiamo la taverna fredda, 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 in realtà non la riscaldiamo se non siamo qui. È vero che in questo periodo non la utilizziamo, perché in realtà la taverna sicuramente la sfrutteremo tanto quando faremo feste tra amici, cene, tra parenti, eccetera, cose così, in quanto è molto grande, comunque ci stiamo comodamente senza, insomma, dover stare in casa, e quindi sicuramente verrà sfruttata tanto per questo. L'abbiamo già in passato sfruttata tanto facendo le cene tra amici, quando ancora non era, insomma, arredata così, vi parlo di anni fa, però adesso non utilizzandola, è vero, il riscaldamento, insomma, non per forza ci serve, però volevamo, insomma, averlo funzionante, così appena si potrà, insomma, tornare a fare qualche festa, possiamo, insomma, scaldare l'ambiente, anche perché fa davvero freddo, le mani ghiacciate. Comunque vi faccio vedere il tavolo. Piccolo spoiler. Ed eccolo, si inizia a intravedere. Ta-na-na-na, ecco come ci sta. Secondo me sta una meraviglia, è proprio pensato per questo angolino. L'abbiamo aperto completamente. In casa lo tenevamo aperto soltanto la prima parte qui e poi
fino a qui. Tutta questa seconda parte era chiusa, perché così misura 2,60 m, quindi è proprio una bella tavolata. Se sentite macello, sono scese le cagnoline, però da chiuso completamente fa 1,60 m e mi sembrava piccolino, scusate, ehi, mi sembrava piccolino messo al centro di questa stanza, proprio perché comunque è parecchio grande. Aperto solo da una parte non mi convinceva, quindi l'abbiamo aperto completamente, così abbiamo messo tutte le sedie che avevamo. Queste erano quelle che avevamo prima in casa, sono molto simili a quelle che abbiamo adesso, cambiano leggermente le gambe. E poi un'altra cosa che cambia è che la seduta, nelle sedie che abbiamo su c'è un'imbottitura, mentre invece qua non c'è nulla. Comunque, visto che le avevamo, le ho messe tutte e le abbiamo messe tre da una parte, tre dall'altra e due a capotavola. Vi faccio vedere anche come ci stanno bene queste luci da sospensione sopra il tavolo. Finché non c'era il tavolo, queste tre lampade sembravano messe lì tanto perché comunque questa è molto molto bassa, camminando ci si sbatte proprio contro la testa e quindi sembrava non avere senso. Con il tavolo sotto stanno proprio una meraviglia, perché comunque c'è il tavolo, quindi non si rischia di picchiarci la testa. E mi piace tanto 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 come ci sta il tavolo con il pavimento, con le sedie, anche se in realtà sapevo che ci stavano bene perché questo tavolo e queste sedie prima le avevamo in casa e mi sono sempre piaciute. Poi stanno molto bene anche con questa lampada da terra, con il camino, insomma i colori sono bene o male il legno, il bianco e il grigio, il tortora. E sono proprio contenta di aver preso questa decisione, perché sta proprio bene questo tavolo qua. Ecco, l'unica cosa che tenendolo aperto in questa parte qua e in questa parte qua non c'è il profilo, proprio perché è l'allungamento, però vabbè, fa niente, lo lasciamo così perché comunque mi piace tanto. Visto che magari me lo chiederete, vi faccio vedere un po' più nel dettaglio anche l'angolino del camino. Allora, questa lampada l'abbiamo presa da Maison du Monde, è una lampada componibile, quindi abbiamo scelto il colore delle gambe, diciamo della struttura, e il colore del paralume, quindi bianco e legno. Il legno c'è anche molto più scuro, mentre il paralume c'è nero, grigio, sabbia, c'è anche di qualche fantasia, se non ricordo male. Poi il camino, come sapete, l'ho dipinto io verso novembre e ha tenuto benissimo, cioè è ancora perfetto, non si è segnato, è uscito un lavoro proprio perfetto. I cuscini sono stati un regalo di mia sorella che ci ha fatto per Natale, sono dei cuscini fatti su misura, sono di una comodità pazzesca, sono belli, belli morbidi, imbottiti tantissimo, sono proprio proprio comodi. Adesso direi di salire perché mi sto proprio gelando. Stiamo per mettere le goccine a Mocha. Fai la brava adesso, fai la brava, come sei sempre stata brava in questi ultimi giorni. Un orecchio per volta. Brava. Massaggino. Brava. Altro orecchietto. Sì, si incomodi. Aspetta, devo vedere bene bene, incentrare bene il buchino. E tre goccine anche di qua. Brava, brava, brava. Massaggino. E premio. E un premio. Adesso si merita un premio, Mocha. Vuoi un premio? Vuoi un premio? Vuoi un premio? Wow! Brava! Ormai ha capito che dopo arriva sempre un biscottino. Adesso vi faccio vedere l'acquisto che abbiamo fatto per la cucina, l'ho già preparato qui, però non posso farvelo vedere effettivamente sistemato, per quello che in realtà stavo aspettando, volevo farvi vedere tutto finito, però la cosa è nata per le lunghe, perché in realtà questo acquisto noi l'abbiamo fatto un mesetto fa circa. Quando poi ci è arrivato non abbiamo potuto però far venire nessuno per montarcelo, perché poi siamo risultati insomma positivi, abbiamo iniziato a non star bene e quindi insomma ovviamente
non abbiamo più avuto, diciamo, contatti, non abbiamo più chiamato nessuno, e quindi è rimasto tutto ancora nella scatola, pronto per essere messo. Appena, insomma, ci sarà la prima occasione utile, insomma, lo faremo mettere. La scatola è questa, è della Frank, e secondo voi che cos'è? Vi faccio vedere. Ovviamente io, troppo curiosa, sono già andata a controllare tutto, ho aperto per vedere che tutto fosse perfetto, ed è il miscelatore nuovo per la cucina. C'è un motivo qua nella scatola, non posso farvelo vedere al posto di quello là perché io non lo so mettere, Ste non lo sa mettere, quindi niente, vediamo se riesco magari a farvelo vedere un pochettino meglio con una mano sola. Vado ad aprire. È molto, ma molto, ma molto più grande e più pesante di quello di adesso. È così. Il miscelatore invece che abbiamo scelto quando abbiamo comprato la cucina era questo. Sempre della Frank, molto più piccolino, perché non dico la metà in altezza, ma quasi. Non dico che sembra troppo piccolo in questa cucina, però non si nota, secondo me, tantissimo, si perde un po' via. Poi, avendo arricchito la cucina con il tostapane, la macchina del caffè, la planetaria, un'altra macchina del caffè, ebbene sì, ne abbiamo due, me lo chiedete sempre, sì, abbiamo due macchine del caffè, perché là di solito facciamo soltanto il caffè classico, e di qua invece facciamo i cappuccini, tè caldi, cioccolate e quant'altro. In realtà avevamo preso prima questa e poi con il tempo abbiamo preso quella. Comunque vedete che tra tutto quello si perde un po' via, avendo adesso messo anche il dispenser per il sapone per i piatti, il sapone per le mani, è un po' piccolino, si perde un po' via. Quindi abbiamo scelto questo, io adesso provo ad andare là e appoggiarvelo, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, altrimenti devo chiamare Steam. Ho cambiato l'inquadratura così riesco a farvi vedere meglio. Questo è il miscelatore che abbiamo adesso, che è della Frank, così come quello che abbiamo preso da sostituire, e ve lo faccio vedere appoggiato più o meno. Allora, questo è l'effetto, è molto, ma molto più importante di quello che c'è adesso, proprio si nota molto di più, e con questo sicuramente la vasca, secondo me, prende ancora più, è ancora più d'effetto, invece prima si perdeva un po' via. Come altezza, quello che abbiamo adesso arriva perfettamente alla questa altezza, considerate che c'è ancora tutto questo pezzo, poi tra il pensile e la parte più alta del miscelatore comunque c'è ancora tanto spazio, non restano troppo, troppo attaccati. È grande, sì, ma non va ovviamente sotto al pensile. E anche questo ha la cannetta estraibile, adesso faccio fatica a smontare per farvi vedere, però a differenza di quello che c'è adesso, questo qua, premendo questo tastino, cambia il getto, quindi ha un doppio getto diverso, semplicemente premendo. Appena, insomma, potrà venire l'idraulico, gli facciamo sostituire questo miscelatore, così iniziamo a utilizzarlo. Non vedo l'ora, anche perché ce l'ho appunto da 3 settimane, ma è nella scatola, e sapete che quando arrivano cose nuove, specialmente quando mi arrivano prodotti per la casa nuovi o comunque nuovi acquisti, mi piace poi effettivamente vedere le cose finite. Già mi faccio tentare quando guardo su internet, se in più so di avere il prodotto che mi serve a casa, ma non posso installarlo perché non sono capace, insomma, non sto più nella pelle. Ste è appena partito, dopo tipo 2 settimane ha ripreso in mano la macchina, sta andando a fare il tampone, quindi insomma speriamo bene, all'appuntamento fra un'oretta, poco meno di un'oretta, però insomma è già partito, perché sicuramente, a parte la strada che ha da fare, è tipo mezz'oretta di strada, più sicuramente una volta arrivato là ci sarà un po' di conto, quindi è partito, ha staccato lavoro e è partito subito con un attimo di anticipo, così almeno
è sicuro di essere in orario. Io adesso preparo qualcosa per cena, stavo pensando quasi quasi di fare i burger di zucchine, visto che ho un po' di zucchine in frigorifero, mi sono fatta fare la scorta da mia suocera questa settimana, quasi quasi faccio i burger, ne faccio qualche duno in più così magari poi li faccio anche domani. Sono molto semplici anche quelli da fare, si preparano un po' come le... come le polpette, diciamo, di patate che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Adesso magari inizio a prepararli così vi faccio vedere come li faccio, anche se anche questa ricetta è super semplice. Sto facendo un leggero soffritto con un filo d'olio e lo scalogno. Ho preparato le zucchine, alla fine ne ho utilizzate due perché erano molto grandi. Potete farle a cubetti come ho fatto io, oppure potete grattugiarle. Aspetto ancora un minutino e poi vado a versare le zucchine e le faccio cuocere circa per 15 minuti a fiamma media. Quando sono quasi passati 15 minuti di cottura, prendete una forchetta, io almeno prendo la forchetta e vado un po' a schiacciare, così riesco a far meglio i burger, altrimenti se i pezzi sono troppo grossi si fa un po' più di fatica. Quindi io normalmente faccio una cosa come questa. Se preferite potete anche frullarle senza problemi, però io mi trovo bene con la forchetta. Alla fine ho ottenuto tipo un pasticcio di zucchine, vedete, così riesco meglio a lavorare e a preparare le polpette. Adesso le faccio raffreddare leggermente, giusto qualche minuto. Le zucchine si sono raffreddate, le ho messe in questo contenitore. Adesso vado ad aggiungere un po' di formaggio grattugiato. Il pane, anche questo, vado a sbriciolarlo tutto con le mani, poi sistemo di sale e poi metto 2 cucchiai di pan grattato. Questa è la consistenza che più o meno dovete ottenere, quindi un composto bello umido e non troppo asciutto, perché altrimenti poi in cottura va a seccarsi troppo. Adesso preparo le mie polpettine e poi vado, le passo leggermente nel pan grattato, ma giusto un velo. I burger sono pronti e poi vanno semplicemente cotti in padella circa 5-6 minuti per lato. Io utilizzo la padella che ho utilizzato per cuocere le zucchine, così non sporco nient'altro. Mi sto sentendo male, vi ho mandato adesso a Ste il video, devo anche vedere perché probabilmente mi chiamerà fra poco. Mi ha mandato il video, si è fatto un video mentre gli hanno fatto il tampone. Un fastidio terrificante, mi ha detto, e poi gli hanno fatto prima una narice e poi l'altra, e mi sto sentendo male perché giovedì tocca a me, non ho proprio voglia di farlo, è sopportabile ed è proprio quell'attimo, però quell'attimo è super fastidioso e non voglio farlo, ma mi tocca. E in tutto ciò lui è stato in coda, è partito alle 6, appunto è arrivato alle 6:30, l'ha appena fatto tipo qualche minuto fa e sono... adesso non metterà mai a fuoco, no? Vediamo così se si vede. Boh. Sono le 19:49, sono 10 alle 8 e ci ha messo una vita. Arriverà a casa tra una cosa e l'altra per 8:15, 8:20 e non abbiamo ancora cenato. Eccolo che mi sta chiamando. Pronto? E la cena è servita. Questi sono i burger una volta pronti, alla fine li ho fatti cuocere circa 8-10 minuti per lato e poi il purè che avevo fatto ieri, fatto in casa per la prima volta, sono stata brava. E adesso guardiamo Netflix e abbiamo iniziato questa nuova serie TV, La coppia quasi perfetta, che è molto carino devo dire. E Ste è arrivato dopo il tampone, un bellissimo e meritato panino, hamburger. Vi saluto dal bagno, sto per struccarmi così poi mi faccio una doccia. Ultimamente non sto più utilizzando l'acqua micellare, ma utilizzo l'olio che a contatto con la pelle poi diventa un burro e scioglie completamente tutto il trucco, ed è praticamente un burro come questo, vedete, è proprio poi un olio a tutti gli effetti quando si scioglie. Lo passo sugli occhi, massaggio un pochettino, mi scioglie completamente il trucco, poi vado a risciacquare con acqua. Magari adesso vi faccio vedere anche l'effetto.
l'effetto, insomma, come scioglie bene. Questo in particolare è di Estée Lauder, però io mi trovo benissimo con quello di Clinique, il Take the Day Off. Comunque direi di chiudere questo video perché tra una cosa e l'altra mi sa che è diventato abbastanza lungo. Speriamo bene per il tampone di Ste, alla fine ha fatto un sacco di coda poverino, spero di non metterci così tanto io giovedì. Speriamo che il risultato esca domani, anche se ho i miei dubbi perché gli hanno detto 48 ore, quindi penso mercoledì. Adesso mi strucco perché le mani completamente unte e vi faccio vedere il risultato, come divento fra 3, 2, 1. Ed ecco qua, scioglie completamente tutto. Adesso mi risciacquo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!